E pensare che ad altri sarebbe così facile fermarlo. Certo, basta spingere un bottone, ma lui no. Questo l'avevo capito. I miei dischi non bastano a distrarti, eh? Beh, vi confesso di no. Avevo capito anche questo. Io me ne vado. Ero venuta qui per salutare Donata, ma immagino che avrà da fare. Sì, ma tornate domani. Non so, perché non venite voi a casa mia a suonarmi qualcosa al pianoforte? Sì, no, domani ho da lavorare, ma combineremo. Va bene, come volete. Arrivederci, Pio. Ah, Elena, sentite. Io non ho mai tradito mia moglie. È notorio. Sì, però se un giorno dovessi decidermi, giuro sarà con voi. Bravo. In questo caso mettete una bandiera bianca alla finestra. Io la vedrò di lontano. Sì, farò proprio così, una bandiera bianca alla finestra. Addio, Pio. Addio. Airina. Quella signora è andata via. Sì, mamma. Allora, siete contenti d'avermi un po' con voi? Sì, certo, mamma, certo. E lì la tua musichetta, come va? Sempre bene? La mia musichetta, eh? Sempre bene, mamma. Ah, e rende sempre dei quattrini? Ma sì, mamma. Pare persino impossibile. Bravo Pio. Roba da non credersi, mamma. Mamma, pensa che io guadagno quasi più di un dentista. Non era un dentista che tu volevi dare Donata quando te l'ho chiesto in moglie, mamma? Sai, veramente non mi ricordo più perché è passato tanto tempo. Ma forse hai ragione, sai? Hai ragione, si doveva proprio essere un dentista. Sì, mamma, era un dentista. Insomma, tu non sei pentita di avermi dato Donata in moglie, eh? Ammetto che siete molto uniti. Donata è così comprensiva, così paziente, un angelo. È impossibile non andare d'accordo con lei. Sì, vabbè, questo è vero. Però, mamma, anch'io sono un buon marito, eh? Tutto Sì. moglie, casa e lavoro. Dopo 10 anni di matrimonio, mamma, sembriamo ancora due sposini freschi freschi. Mai una nube, mai un sospetto. Mamma, tu che avevi tanta paura degli artisti. Ma tu, caro, non sei un artista? Come mamma, io non sono un artista? Oh, figuriamoci, forse avrei dato la mia figliola a un artista, Zitella l'avrei preferita, Zitella tutta la vita. Scusa mamma, perché io che cosa sono? Tu, caro? Ah, tu non sei un artista, sei un signore, un bravo signore, elegante, gentile, così ben vestito, educato, che scrive lì su dei fogli di carta rigata quando ha la casa in ordine e la moglie accanto. Ah, quindi io sarei un bravo signore, vestito con la carta rigata. Quando Donata mi disse che voleva sposare un compositore, andai su tutte le furie. Sì, perché mi immaginavo che tu fossi veramente un musicista, uno di quegli uomini di genio, un po' pazzi. Appena rimasta vedova ne conobbi uno, un ungherese.
Ah, quello era un uomo. Una criniera di capelli, degli occhi con la febbre. Che cotta la mia. Ma dare mia figlia a un tipo simile. Già, mentre invece io... Appena ti ho visto mi sono subito tranquillizzata. Quando poi ho sentito la tua musica... Hai detto affare fatto. Oh, no, non che fossi entusiasta, sai, no, no, ma... Donata insisteva. Già. Insomma, mamma, io per te, è vero, non sono un artista. No, oh, affatto, caro, affatto. È l'unico titolo di merito che io ti riconosco di tutto cuore. Ecco. Due, verticali. Scusa, mamma. Io? Che cosa sono? Te l'ho detto, un borghese. Tipico esempio di borghese con tutte le qualità e i difetti della categoria. Amante dell'ordine, nemico delle complicazioni, fedele, cucciolone. Mamma? Mamma, io vivo scrivendo musica! Oh, mamma, ma questo non ha importanza, tu scrivi musica così, come un altro ricevi clienti, compila fatture. Insomma, io sarei un borghese per te, però... Ecco, guarda. Signori, io sono un borghese! Ma perché ti arrabbi tanto? Bocca mia, taci! Ma sì, un borghese. Anzi, ti dirò, guarda, in confidenza, che hanno un bel dir de male. Ma finché ne esisterà uno, sarà sempre il candidato ideale per tutte le suocere del mondo. Mamma, guarda che... Basta, perché io sono stufo, eh! Ecco! Ma insomma, non vi posso lasciare due minuti soli, che subito vi mettete a litigare. Oh, ma si dice che lo provoco mentre non ho fatto altro che fargli dei complimenti io. Che gli hai detto? Che è un bravo marito, che sono molto contenta di avergli dato mia figlia. Che è un uomo tranquillo, sì, ordinato. Sì, un cucciolone. Oh. Beh, io un po' cucciolone lo sei davvero, eh? Sei un po' nervoso oggi. Oh, già, non ti abbiamo lasciato lavorare, vero, sì, caro? Beh, senti, adesso ti metti qui, ecco, così, eh? E mamma andrà un pochino a riposare, vero, mamma? I guanti! Hai visto i miei guanti? Non li trovo più. Cercheremo dopo. Donata? Sì, caro? In casa c'è una bandiera bianca. Che vuoi farne? Metterla alla finestra della mia camera. E perché? Così. Senti, Donata. Va bene, caro, ne riparleremo domani. Andiamo. Una bandiera bianca. Cosa vuol dire una bandiera bianca? Basta, Pio, questo è il terzo. Non lo permetto assolutamente. Ne ho sete. Caro, se hai sete, io ti faccio portare una spremuta, eh? Ma liquori più. Non sapevo che tuo marito avesse anche il vizio di bere. Il vizio di bere. Due dita di cognac con un po' di ghiaccio. Ma caro, ti farebbe male. Insomma, non sono un bambino. Lasciatemi bere quello che mi pare. Ecco. Pio, anche violento. No, io parlo sul serio. Sono stufo di essere sotto tutela. Sono un uomo come gli altri, con la sua volontà, i suoi desideri. Il desiderio di ubriacarsi. Perché no? Se mi fa piacere. Io oggi è un po' nervoso. Sì, me ne sono accorta. Ha qualche preoccupazione che non vuole confidarmi. E che io non sono ancora riuscita a scoprire. Questa pretesa di voler riconoscere ogni mio pensiero. Intuire ogni mio stato d'animo, ci vuole altro, mia cara. Ma
Ma guarda il mio buon Pio che fa il complicato. Per favore, non chiamarmi il mio buon Pio, è insopportabile. Come vuoi. Hai deciso sul serio per domani il tuo viaggio in città? Sì. Perché? C'è qualche cosa in contrario? Fatto, fatto, ma di solito con questo caldo non ti muovi. Grazie. Si capisce che io me ne starei qua più volentieri al fresco se potessi. Però ho degli impegni, ho dei doveri io. Devo guadagnare del danaro. Anche se mia suocera parla del mio lavoro come di un giochetto da ragazzi. Cosa va a fare in città? Deve parlare con i dirigenti di una casa cinematografica per la musica di un film. Ti trattieni molto? Dico, ti trattieni molto? Che ne so, un giorno, due, è il tempo di definire il contratto. Vuoi che ti accompagni? Ma cos'hai paura? Che mi perda, che non sappia farmi dare il biglietto alla stazione? Oh, caro, hai sempre preteso che fra te gli orari, i bagagli e i facchini ci fosse un'incompatibilità di carattere. Sono parole tue. Ma forse che prima di sposarmi avevo un'accompagnatrice, qualcuno che mi preparava le valigie, che mi consultava gli orari. Non ho mai perso un treno in vita mia io, me la sono sempre cavata benissimo da solo. Già, ma hai seminato tutti gli alberghi d'Italia di cravatte, vestaglie e camicie. Ma come, lasciavi gli abiti appesi negli armadi, i pigiama sotto i cuscini. La tua cameriera mi diceva che ogni volta che tornavi da un viaggio dovevi rifarti il guardaroba. Vabbè, sono esagerazioni, ecco. In ogni modo io domani parto solo. Per me, figurati. Non vedo di meglio che rimanere qui tranquilla con mamma. Ecco, brava. Rimani lì tranquilla con mamma. Ti darò delle commissioni da farmi in città. Stavo in pena. Speriamo che tu non abbia dimenticato in città un baule, una cappelliera o la cesta del bucato. Povera figlia mia, sei una martire. Mamma, non esagerare. Sai benissimo che di solito Pio è il più gentile degli uomini. Sì, sì. Ma da qualche giorno a questa parte. Deve avere delle contrarietà. In 10 anni di matrimonio non l'ho mai visto tanto inquieto. Stanotte non ha chiuso occhio. Che cosa gli può essere accaduto? Ma è la prima volta che non si confida con me. È molto strano. Se non si trattasse di Pio, io avrei dei brutti sospetti. Ma che dici, mamma? Pio? Ma le sue preoccupazioni sono unicamente di lavoro, la sua musica. Camillo gli ha messo in testa che l'ultimo valzer non è riuscito. Sara. Oh, ecco Camillo e Francesca che vengono da questa parte. Ma cos'è? Hanno fatto pace? Sì, da 2 giorni. Buongiorno, cara. Quali sono i programmi per oggi? Buongiorno, signora Sabina. Ci si annoia da queste parti, eh? Discretamente. Caro. Oh, dunque, ragazzi, oggi è domenica. Bene? No, niente, dicevo che in campagna almeno c'è questa consolazione che la domenica non è più noiosa degli altri giorni. Dov'è Pio? È di sopra. Ah. Una belva. Da qualche giorno è un po' inquieto. No, oh, sì, sì, è vero, me ne sono accorta anch'io. Ah, bello. Voi, Pio, sapete che cosa abbia? Io no. Preoccupazioni per il suo lavoro? Non mi risulta. Mi ha detto che l'ultimo valzer non vi è piaciuto. Ma no, si scherzava. Del resto lo sa, sono 10 anni che gli dico che la sua musica non mi piace, ciò non toglie che continua a stampargliele e a guadagnarsi del danaro, più lo sa benissimo. Beh, vedete di ridargli un po' di corda. Ditegli una volta tanto qualche parola cortese, eh? Lasciate fare a me, Donata. Ora salgo su e ve lo riporto allegro e saltellante come un pazzo. Oh, bravo Camillo, mi raccomando. Io userei un altro metodo. Ah, questi mariti! Per una ragione o per l'altra danno sempre delle preoccupazioni. A proposito, vedo che tra voi è ritornato il sereno. Oh sì, abbiamo fatto pace. A dirla fra noi riconosco che questa...